Beh, intanto un ringraziamento a Don Gianluca per averci coinvolto, poi mi soffermerò brevissimamente per raccontare una breve storia di ciò che siamo al fine di essere più assonanti rispetto alla giornata, ma poi invece una riflessione un pochettino più strutturata rispetto a quello che potremo fare insieme. Ringrazio Don Gianluca per questo invito che mi ha fatto molto piacere perché mi permette di raccontare una sfida che io credo possa trovare in questo luogo un punto di caduta molto interessante. La scuola di arte sacra non esiste più, per fortuna, nel senso che il giorno del Martedì Santo ha generato la Fondazione per l'Arte Sacra Contemporanea, che è la prima fondazione in Italia che si occupa in maniera molto precisa di questo tema, che è l'arte sacra e il turismo rispetto all'arte sacra. Io so che lei ha la delega al turismo, io no, però la vivo con grande attenzione e poi cercherò di spiegare perché. Insieme a una serie di istituzioni che sono il Comune di Firenze, la nostra arcidiocesi, la Università di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, insomma, un'alleanza istituzionale che, grazie a una scuola nata nel 2012 che aveva lanciato questa idea di portare a compimento, di formare una nuova generazione di artisti che si occupassero di arte sacra, nel frattempo, come tutte le istituzioni che hanno un senso, si trasformano per rimanere fedeli a se stesse. Quindi la scuola di arte sacra di fatto ha generato, è stata riassorbita dalla Fondazione per l'Arte Sacra Contemporanea, che manterrà la propria parte, la propria area formativa nella scuola, ma che intende aprirsi ad una pluralità di possibilità. E allora, quando qualche mese fa ci siamo incontrati con Don Gianluca, prima da lui e poi da me a Firenze, abbiamo proprio ragionato sulla necessità di intessere nuove alleanze, sia da un punto di vista strettamente formativo, e la scuola si è aperta alla pittura iconografica, c'è qui il maestro Silvio Gasparrini che è il nostro punto di riferimento in questa formazione, se vogliamo così per noi pertinente, anche così nuova rispetto alle nostre, diciamo, tre obiettivi originari, che erano la scultura, la pittura e l'oreficeria, ma anche rispetto alla necessità di voler in qualche modo essere un po' lievito e cemento di una riflessione intorno al rapporto, ed è questo il compito che mi ha dato Don Gianluca facendomi molto piacere, nel rapporto tra l'arte sacra e il turismo. E allora io ieri riflettendo su quello che avrei in qualche modo condiviso con voi stamani, ho detto questo potrebbe essere uno dei pochi casi al mondo in cui due debolezze fanno una forza. Perché l'arte sacra ha delle esperienze passate, arcaiche, antiche, straordinarie, ha un qualche problemino col concetto di contemporaneità, per una serie di ragioni che hanno consolidato una lunga letteratura, che potremmo anche un giorno magari focalizzare. Peraltro la vostra diocesi su questo ha una storia molto importante, anche nell'aver cercato di trovare delle cerniere, delle cuciture, però sta di fatto che il concetto di arte sacra, il concetto di contemporaneità pone comunque il bisogno di superare una sorta di divorzio che c'è stato abbastanza consistente. Secondo, il turismo. Il turismo con il Covid ha avuto una bella botta, assessore, vero? Tutti noi lo sappiamo. Il turismo insieme a tutte le professioni legate alla cultura e alla formazione è stata la parte più martoriata nella ricaduta che la pandemia ha portato da un punto di vista di riscontro di negatività. Sta ripartendo, ma, e questo l'assessore lo sa sicuramente meglio di me, avendo io altre deleghe, non ripartirà probabilmente con le stesse caratteristiche con cui non l'abbiamo conosciuto fino al 2020. Per molte ragioni, a volte io brutalmente dico ai miei colleghi anche perché sono finiti i soldi, ma sicuramente perché è cambiato il modo anche di approcciarsi alla mobilità. E senza mobilità non c'è turismo, quant'anche c'è un turismo di prossimità che forse ha un senso rispetto a tutti i criteri di rigenerazione civica andare in qualche modo a toccare. Allora, da una parte l'arte sacra, da una parte il turismo come elemento di sviluppo di questo paese, di tutti i paesi di questo nostro paese, ma anche come momento di grande criticità dovuta a una pandemia. Allora, se noi queste due debolezze le mettiamo insieme, potremmo, ripeto, forse determinare un elemento di forza. E qui io faccio i complimenti perché
conosco le fatiche dei sindaci e dei vice sindaci, degli assessori nel ridare vita a luoghi ameni, verrebbe proprio da dire, che hanno una storia straordinaria, ma che a volte rimangono un po' fuori da quei circuiti di grandi risorse, anche non soltanto economiche, ma anche di produzione più generale, e che invece qui avete trovato la capacità, l'intelligenza, la forza di tenere insieme tutto quello che era, dandogli un'identità nuova, che è quella di essere un luogo di incrocio tra una serie di esperienze. Che cosa possiamo fare insieme? Perché poi alla fine io credo che quello che conta in queste cose è stringersi per camminare avanti. Possiamo, credo, insieme valorizzare l'idea di un'arte sacra che diventa grande soggetto propulsore di turismo, dove per turismo declinerei molte cose. Declinerei un turismo di prossimità, cioè quello fatto dai nostri cittadini che viaggiando per le proprie piazze, per le proprie strade, per i propri borghi, ritrovano un'identità territoriale, mi verrebbe da dire civica, e lo possiamo fare attraverso quel grande nodo di collettore che è la scuola, e quindi per esempio pensare di dedicare momenti di approfondimento delle scuole, non soltanto delle scuole superiori, ma anche delle scuole elementari e medie, io ancora parlo come una volta, Sì, perché è non ci meglio. si capisce più niente. Io faccio la delega invece lì, quindi dovrei capirci, ma qualche volta mi disperdo pure io, Cambiano ogni 3x2. cambiano ogni 3x2, quindi comunque elementari e medie siamo sicuri che siamo capiti. Per le scuole, sicuramente per tutti quegli elementi di rigenerazione civica che hanno necessità di vedere la cultura come grande leva di coesione sociale. Certamente il tema dell'arte sacra come scrigno di fede, certamente sì, ma anche come elemento di identità. Io a volte mi chiedo quando, ora un po' meno perché quelle folle non ci sono più, ma avendo vissuto e vivendo a Firenze per ragioni di lavoro, tra maggio e settembre fare 100 metri di via Cavour diventava una sfida alla fisica quasi, perché eravamo in qualche modo inondati, no, di numeri di turisti, specialmente asiatici, che a volte fanno fatica a capire oltre il bello quello che c'è. E invece oltre il bello c'è molto nel patrimonio di arte sacra di questo territorio, di questo paese, che io dico sempre, paese Italia, l'80% di tutto il capitale mondiale di arti è qui, il 70% di questo 80% è arte sacra. Allora, o noi abbiamo la capacità di utilizzare, mi verrebbe da dire anche un verbo brutto, ma almeno ci si capisce, di sfruttare tutto quello che l'arte sacra può generare, da percorsi di fede in primis, perché ha una funzione, quindi si riporta alla funzione originaria, che è un po' quello che è stata la sfida della scuola prima della fondazione. Ora, sì, artisti bravi, ma anche artisti che sappiano ciò che vanno a fare, ciò che vanno a creare, ciò che vanno a produrre quando producono una rappresentazione di arte sacra, non è soltanto un dato estetico, è un dato estetico che rimanda però ad un valore di riferimento, ad un valore di tipo liturgico, di tipo teologico, quindi è bene lo sappiano se vogliono essere in qualche modo all'altezza della sfida che hanno davanti. Ma dall'altra parte c'è anche tutto il tema di un'identità comunitaria. Noi che abbiamo il grande onore, insomma, di fare gli amministratori, sappiamo quanto le storie delle nostre città sono intrise in maniera fortissima di tutto ciò che ha a che fare con l'aggregazione che sta intorno al sacro. E come possiamo noi pensare di scindere la storia dei nostri municipi dalla storia della sacralità che si è fatta arte, che rappresenta quel 70% di quel famoso 80%? Allora, l'occasione è quella di un ripensamento da una parte dell'arte sacra come un'arte contemporanea che ha prodotto molto ma che può produrre ancora molto, e dall'altra parte, quindi generando una nuova generazione di artisti, di artigiani, di narratori. Con Don Gianluca ci siamo molto confrontati, quanto so che questa diocesi lo sta facendo, io ho anche un po' di invidia, ma anche la nostra ci sta ragionando, cioè su come non sia arrivato il momento, per esempio, di fare un approfondimento forte, potente, robusto rispetto alle guide turistiche, rispetto a coloro i quali sono il punto di incontro tra chi viene e chi c'è, tra quello che abbiamo e quello che le altre persone vengono a vedere di noi.
E noi che abbiamo la fortuna di inciampare in un patrimonio che è uno dei più grandi al mondo, io credo che abbiamo anche il dovere di raccontarlo nella sua pertinenza, non soltanto nel suo dato estetico, ma nel suo dato valoriale, nel suo dato storico, nel suo dato civico, nel suo dato civile, che è anche un'altra cosa. Quindi come scindere le storie dei nostri municipi dalle storie, di quello che intorno al municipio si è venuto a determinare? L'ultima considerazione che faccio è quella, oltre alla parte dedicata alle guide turistiche, all'accoglienza turistica, si parlava di vie, di strade, Regione Toscana e Regione Emilia, la Toscana la conosco meglio da questo punto di vista, la Regione Emilia meno, Romagna, però ormai l'idea che il territorio vada irradiato di percorsi che hanno un significato è passata concettualmente e politicamente, cioè ormai non esiste più qualcuno che pensa, ma neanche le grandi città lo pensano più, qualcuno che pensa vieni qua perché qua trovi un capitale inestimabile, l'Italia diventa difficile dirlo perché è un po' ovunque, ma le vie sono quelle che tengono insieme burocraticamente i famosi ticket, cioè biglietti unici, ma concettualmente le grandi strade di sapere. Allora, per esempio, e con questo chiudo, ma almeno porto un po' di casa mia, qua io tutte le mattine ho il privilegio di passare davanti alla Basilica di San Domenico dove c'è dentro il Cristo del Cimabue. Vabbè, c'ho l'assessorato lì che devo farci, devo andare, no? 1268-1271. Ho trovato questo come espediente, potrei parlare di Piero, ma ho deciso di parlare di Cimabue perché? Perché l'omonima basilica di San Domenico di Bologna ha uno stesso Cristo che ha ispirato quello di Cimabue qualche anno prima. E questi sono due, e poi potrei parlare anche di Santa Croce a Firenze, ma lasciamo stare, questi potrebbero essere due punti di un grande itinerario che partendo dal passaggio di un Cristo che non è più trionfante ma è sofferente, permette a chi lo vede non soltanto di vedere due opere straordinarie del XIII secolo, ma gli permette per esempio di ricostruire attraverso questa straordinarietà una serie di contenuti che sarebbero molto difficili da andare ad intercettare se presi separatamente, ma che insieme si tengono, cioè una nuova idea e capacità di riprodurre una corporeità non più statica ma dinamica, quindi vuol dire che da un punto di vista di tecnico c'è ormai una consapevolezza anatomica che prima non c'era. La sfida della Chiesa di quei secoli rispetto alla vicinanza ai più sofferenti, no? 1200-1300, il momento in cui la Chiesa si interroga molto e forse di più e certamente segnatamente sulla modalità attraverso la quale la Chiesa si fa soggetto sociale. E per questo è anche una riflessione rispetto a quel Cristo che non hai più bisogno di vedere vincente, ma hai bisogno di vedere sofferente. E si è fatto una storia di un'azione civica della Chiesa che trova compimento dal 1200 qualcosa nel 2017 col nuovo codice del terzo settore. Dice che c'entra, c'entra molto, perché è l'idea di una comunità che attraverso la cultura e attraverso se stessa si rigenera in una proposta di cultura, che diventa non un pacchetto turistico per cui viene uno e fa un giro, e vabbè, meglio di niente anche quello, ma torna a casa capendo quello che siamo e ciò che ha visto. Quindi io credo, e qui chiudo, che attraverso Don Gianluca, che è un po' il nostro punto in comune in questa nostra conoscenza, si possa in qualche modo trovare un'alleanza perché il turismo legato all'arte sacra trovi in questi luoghi straordinari la possibilità, attraverso l'arte sacra, di ragionare sull'identità dei nostri comuni. E così ho fatto un po' il direttore e un po' l'assessore, almeno non mi sento neanche in colpa rispetto al lavoro parallelo. Che lavoro non è perché è l'impegno più bello del mondo, ma io credo che questa è una cosa che insieme possiamo fare. La fondazione, appena nata perché è parina da aprile, è a disposizione per ragionare insieme su come segnare questo punto e fare di due debolezze una grande forza. Grazie ancora e complimenti perché so la fatica, me la immagino.